Il 2016 è stato un anno di grandi passi nel dialogo tra i cristiani, dall'incontro tra Papa Francesco e il Patriarca di Mosca Kirill alla commemorazione comune luterano-cattolica dei 500 anni della Riforma di Lutero a Lund. E proprio a questo storico evento si richiama la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani che si è aperta mercoledì e che si chiuderà il 25 gennaio con i Vespri Ecumenici nella Basilica di San Paolo fuori le mura. Il sussidio per la preghiera e il tema «L'amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione» sono stati infatti preparati dal gruppo di lavoro delle chiese cristiane in Germania e in questo 2017, in cui ricorre il quinto centenario della Riforma, riprende molti punti del documento luterano-cattolico «Dal conflitto alla comunione», che ha portato alla commemorazione comune di Lund. All'inizio della settimana di preghiera, Papa Francesco, incontrando la delegazione ecumenica della Finlandia, ha sottolineato che la commemorazione del 31 ottobre in Svezia ha avuto un significato importante sul piano umano e teologico-spirituale. Le sue parole e le testimonianze di Monsignor Mattias Turk, ufficiale del Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani, e del pastore della Chiesa Evangelica Luterana di Roma, Jens Martin Kruse. Dopo 50 anni di dialogo ecumenico ufficiale tra cattolici e luterani, siamo riusciti a esporre chiaramente le prospettive sulle quali oggi possiamo dirci d'accordo. Di questo siamo riconoscenti. Nello stesso tempo, teniamo vivo nel cuore il pentimento sincero per le nostre colpe. In questo spirito, a Lund è stato ricordato che l'intento di Martin Lutero 500 anni fa era quello di rinnovare la Chiesa, non di dividerla. Il pensiero di Martin Lutero voleva aiutare la Chiesa, rinnovare la Chiesa in modo buono e giusto. La conseguenza di separazione e di separazione delle chiese non era l'intenzione di Martin Lutero stesso, e allora possiamo ritrovare l'intenzione importante e buona e ritrovare insieme un cammino per la Chiesa insieme e utilizzare le idee, i passi teologici importanti che ci ha mostrato anche Martin Lutero. La preghiera ecumenica di Lund è stato un evento molto bello, molto importante, e significa che in quest'anno 2017, dove facciamo la memoria dei 500 anni della Riforma, andiamo insieme, cattolici luterani, insieme con il Papa, e questo per me e secondo me per tantissimi fedeli della nostra Chiesa è un grande segno della speranza. Abbiamo capito nel questo cammino ecumenico dal 50 anni tantissime cose e abbiamo imparato anche tantissime cose della Chiesa Cattolica, sulla liturgia, sui sacramenti, sulla responsabilità per questo mondo. Il modo per commemorare ecumenicamente la Riforma, si legge ancora sul sussidio della settimana di preghiera, è farne una celebrazione di Cristo. Per questo è stata scelta come tema la frase «L'amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione», tratta dalla lettera di San Paolo ai Corinzi e citata dal Papa nell'esortazione Evangelii Gaudium. Quando avviciniamo a questo amore, avviciniamo a noi gli uni agli altri. Allora è importante che troviamo di nuovo una via di capire che cosa è questo amore di Cristo e poi camminiamo insieme verso l'unità dei cristiani. L'amore di Cristo stesso che ci unisce e che ci indica la strada dove andare, e con Gesù Cristo al centro siamo sicuri di trovare l'unità, l'unità perduta in futuro. Mercoledì 18, nel primo giorno della settimana di preghiera, Papa Francesco ne ha parlato all'udienza generale, salutando anche la delegazione dell'itinerario europeo ecumenico, iniziativa di dialogo nata in Germania e accompagnata in aula dal pastore Kruse e dal Monsignor Turk. Il Papa ha ricordato ancora con commozione la preghiera ecumenica a Lund. Nello spirito di quella commemorazione comune della Riforma, noi guardiamo più a ciò che ci unisce che a ciò che ci divide. E continuiamo il cammino insieme per approfondire la nostra comunione e dare una forma sempre più visibile. In Europa questa comune fede in Cristo è come un filo verde di speranza.
apparteniamo gli uni agli altri. Comunione, riconciliazione e unità sono possibili. Come cristiani abbiamo la responsabilità di questo messaggio e dobbiamo testimoniarlo con la nostra vita. C'erano 450 anni dove c'era quasi un conflitto. Adesso abbiamo fatto un cammino dal conflitto alla comunione e oggi siamo vicinissimo, in particolare con Papa Francesco. Lui è una persona importantissima perché ha sempre nuove idee per l'ecumenismo e fa tanti passi insieme con noi e vicino a noi. E così posso dire, come pastore della Chiesa Luterana, oggi camminiamo veramente insieme. E questo per noi è una grande speranza.